oggi e stasera facciamo un po' di pick che vi consiglio da fare in bronzo, comunque nello basso. Andiamo in support, ok? Allora, molti mi chiedono come giocare Brand, ad esempio, o comunque sia mi dicono: "Ah, Brand è un buon champion per gio essere giocato support." Io generalmente non lo consiglio più di tanto, perché comunque sia molto immobile. Però se proprio devo farci un gameplay, visto che me lo chiedete in tanti, facciamoci un gameplay e vi faccio vedere come lo farei io, va bene? Quindi andiamo a giocare Brand. Grazie mille! Mazzo, grazie mille, tu Ciao credo! cugino, le tue build sono troppo forti. Oh, mi fa piacere, le mie build sono troppo forti. Grande, tu credo. Fa piacere che ti stai trovando bene con le build. Mazzo, purtroppo non riesco più ad esserci ogni sera, ma un attimo per supportarti lo trovo sempre. Grazie mille, Mazzot. Grazie, grazie, grazie. Cosa fai di bello nella vita? Adesso che è Purtroppo estate. non riesco più ad esserci ogni sera, ma un... Hype train di livello 5, quindi ragazzi, tutti voi otterrete delle fantastiche emote. Mi hanno fottuto Brand. E allora va bene, vi faccio vedere cosa si può altro piccare support. Vai. Leona, no, niente Leona, ragazzi, niente Leona. Penso che per almeno 2 anni non la giocherò più. Ve lo prometto. Ve lo prometto. Adesso vi gioco un bel Velkoz. Vediamo come va col Velkoz. Anche lui scioglie molto la gente. Ricordiamoci che anche lui è squishy. Un champion come Kha'Zix può shottarlo se si lancia. Però proveremo a dare il massimo, ragazzi. È una specie di Lux, perché alla fine attacca a distanza, ma un po' diverso. La ulti più spesso, non è che mi faccia impazzire, però lo teniamo. Oppure ci facciamo questo, dato che comunque sia sono support, farmerò poco. Potrei aver bisogno di soldi. Va bene, facciamo questo. I nemici sono tutti squishy, l'unico che compra HP è Volibear, quindi andiamo con Luden. Ok, laserata. Cazzo, ho messo il barrier. Vabbè. Cioè, in realtà va bene il barrier, non c'è altra cosa. Cioè, potevo mettere l'ignite? No, perché con l'ignite io devo essere vicino ai nemici, ma Vel'Koz ha un range talmente elevato che tu non devi essere vicino. Se tu ti trovi vicino ai nemici stai sbagliando qualcosa, oppure ovviamente sono loro che ti saltano in testa. E se ti saltano in testa, tanto vale avere una difesa, quindi il barrier. Ok, andiamo in game. Grande Arak, ben arrivato, grazie mille, Elfedo Cugino. Ho appena visto il video della penta di Leone in cui ti lamenti dei 25 gradi. Ecco, Mattia, porca puttana, adesso ce ne sono 30. Vabbè, vorrà dire che mi starò temprando l'animo, lo spirito, l'organismo, il corpo e passerò al grado successivo. Diventerò un superumano. Le temperature, il caldo, il freddo non mi faranno più niente se mi abituo a 30 gradi così. Ciao Spack, tutto bene? Guardate come siete tutti agitati con quelle nuove emote. Buonasera Rodney, ciao, ciao Ice Clown, ben arrivato. Fai palestra, cugino, mi sembra tu abbia le spalle più larghe. Sì, ho iniziato palestra un mese fa. Si vedono già i frutti, ragazzi. Merda, in un mese di palestra già si vede il cambiamento. Sì, io ho avuto sempre un corpo abbastanza modellabile. Io so che tipo quando avevo iniziato. Cosa che faccio? Cambia il titolo per favore, mettimi Vel'Koz invece che Brand, perché me l'hanno piccato contro. Quando cugino dice: "Siete pronti per un live di emozioni?" Sì. Va bene, va bene. Eccola lì, Brand Wasabi. Wasabi, quella emote lì, ragazzi, dove faccio così con la mano, quella volevo fare col green screen. Bene. Prendiamoci già i nostri soldi. Perfetto, perfetto ragazzi, quello lì sta prendendo un sacco di botte. Mamma mia, ha dovuto flashare Ezreal. Stiamo morendo noi però. Perché? Ragazzi. Ouch, peccato. Va bene. Buonasera Krieg, Kiri, buonasera, buonasera. Ciao onorevole gatto, buonasera. Adoro questa emote. Vi piacciono, no? Queste nuove emote? Perfetto. Le ho fatte un'ora fa. Prima di venire in live ho detto: "Va bene, dai, facciamo qualcosa di nuovo. Vai con le emote." Purtroppo non sono andato a pullare, che è passato davvero tantissimo tempo. Qua non sarebbe dovuto restare Jhin a pullare, perché dopo che un invade dura così tanto doveva venire in lane. Jhin ha perso troppa exp. Quindi vabbè, ho farmato un attimo io per... Ma come l'ho preso io? Va bene.
Sorry, non lo faccio più. Cioè, pensavo che il mio attacco fosse più lento in realtà. Ho attaccato solamente per perché magari lui lo perdeva, no? Quindi almeno me l'assicuravo io. Va bene, adesso proviamo a poccare i nemici. Non devo rubare il farm alla di carry. Buonasera, Simo! Sono stupendi, mi piacciono, ok. Io, ma che dici, Rappo? Ma come facciamo sempre io? Sì, sì, sì. Perché abbiamo detto, oh, facciamo un po' di novità nel canale. Vai, un po' di emote, 10 emote così, fatte al volo. Ve l'avevo detto che prima o poi arrivavano un po' di robe nuove. Solo che non ho mai tempo. Allora ho detto, vai, oggi un po' di tempo. Facciamo, spacchiamo tutto. Presi entrambi. Che precisione. Uff, mamma mia che danno. Benissimo. Vedete, con Vel'Koz potete poccare quanto vi pare, nemici, perché tanto avete un sacco di mana, letteralmente. Avete visto che potenza il Vel'Koz? Questo è il polipo. Avete un range altissimo e poi poccate un sacco la gente. Veramente, veramente divertente. Cugino, è da ieri sera che guardo le sue stream e mi piaci molto. Grazie per farmi passare il tempo. Grande Alex. Minchia, da ieri sera che non ti sei staccato un attimo? Stai guardando i video su YouTube o le vedo delle live? Perché in caso ti ricordo che su YouTube trovate tutti i video impacchettati, proprio perché già ovviamente sono stato io che li ho editati, li ho tagliati e li ho messi su YouTube. E quindi vedete proprio tutti quanti i video, le parti importanti, insomma, delle live. E ne escono 3 al giorno, quindi... Stasera c'è gatto cura? No, non c'è stasera. Oggi non è a Z Pentakill. Oggi stiamo facendo un po' di coaching in bronzo. Quindi spieghiamo un po' come giocherei in questo caso support. Ok. Veramente, veramente buono. Poi l'ho baitato quel brand perché ovviamente ho... avevo il barrier. Perfetto. E nessuno se l'aspetta mai il barrier, ragazzi, nemmeno su un support. Questo qua l'ho missato. Bene, va bene. Posso stare ancora un po'. L'ho missato, mannaggina. Che Vel'Koz non è un champion super semplice da giocare. Io volevo giocare Brand, però l'hanno piccato loro. Comunque, se proprio dovete imparare un champion bot lane come support, un mago, vi consiglio questo. Completamente fuori contesto. Se no c'è Morgana infuso. Anche. Ti piace di più? Quale tisana infuso ti piace di più? Oddio, ce n'era una. Aspetta. La prendevo anche spesso, però adesso non ne sto prendendo, ragazzi, perché fa molto caldo. Sinceramente, in questo periodo non prendo degli infusi. Ci sono 30 gradi, tipo, eviterei. Al massimo mi prendo un succhino fresco. C'è quello con lo zenzero e curcuma che faceva spesso d'inverno. Ne va della però è molto vita. Strano, c'è un sapore particolare. Ciao Senkuaku, buonasera. L'invito per Discord non è valido. Come non è valido l'invito per Discord? Quale? Quello punto esclamativo Discord, Plites. Potete controllare mod? Ah sì, non è valido per forza perché abbiamo perso il livello 3. Codice, mi rimetti quello vecchio? Adesso te lo passo io. Porca miseria, pensavo che... rimanesse valido anche se si perdeva il Discord di livello 3. Va bene ragazzi, provvedo a cambiarlo, non vi preoccupate. No, ci penserò io codice, oppure aspetta, te lo passo un attimo. No, te lo passo in chat. Mettilo al posto di quell'altro in Stream Elements. Va bene. Buona sapersi. Grazie ragazzi di avermi avvisato di questa cosa, altrimenti sarebbe stato un casino. Bravo che l'ha avvisato. Ciao Samu! Bene, ora mi concentro sulla partita, poi... Codice, scrivimi su Telegram di cambiare i link di Discord, di tutti quanti i social. Scrivimelo in cugine in codice ad Alexa. Grazie. Ok. Dove siamo arrivati? Cerchiamo di fare un po' di casino. Buono. Immagina, c'era un minion davanti. Ok.
L'abbiamo preso. Bene. Ottimo. Peccato per... Ok. La passiva l'abbiamo applicata. Fare trait di passiva è sempre buono. Sono i nemici, sono Brand ed Ezreal. Adesso vi spiego anche un po' le spell di Vel'Koz. Allora, praticamente la passiva cosa dice? Che le abilità di Vel'Koz applicano un marchio ai nemici. Quindi ogni volta che colpite un nemico gli applicate un marchio. Se arrivate a 3 marchi, la passiva praticamente esplode e fa danni puri extra. Ok? È un po' simile alla passiva di Brand, che devi evitare con 3 spell e fai il danno attorno. Ecco, questo invece fa direttamente danni puri. La Q, sparate un razzo che va in avanti e poi si divide. Può colpire quindi un massimo di 3 nemici. Quello che colpisce e poi i due lati. Poi abbiamo... prendo anche una pink, spero. Poi abbiamo la W, che lasciate tipo una scia davanti, che fa danno e poi riesplode, ok, quindi fa di nuovo danno. Se i nemici restano sopra ovviamente subiscono due volte il danno e il secondo fa più danno del primo. E poi avere massimo 2 cariche, ok, quindi lo potete fare fino a 2 volte. Lei invece fate un cerchio in un punto che lanciate in aria i nemici che si trovano lì per un po'. E la ulti, vabbè, oddio. Cazzo, perché me l'ha fatta instant? Volevo farla solo vedere. Niente, scusate, è partita instant, appena l'ho premuta. Vabbè, quella è la ulti, ragazzi. Ok, avete visto? Benissimo. Vabbè, non so perché sia partita instant. Cioè, tutte le altre spell non sono partite, la ulti sì. Strana questa cosa. Vabbè, quella era la ulti. Buonasera, Free Benito. Non spiegherò mai più le abilità. Non si sa mai che partono a caso. Cioè, tutte le abilità non sono partite, la ulti parte. Ma che cazzo. Deve partire, che ne so, la V. Ah, con la ulti l'ammazzavo. Ah, vabbè, non fa niente. Giochiamo senza la ulti. Adesso questo lo uccido. Anche senza la ulti non importa. Abbiamo fatto la nostra bellissima doppia. Very nice. Non si può ammirare con la ulti di Vel'Koz, ecco perché. Infatti ci sono rimasto fregato, ragazzi. Peccato. Vabbè, comunque va bene. Come avete visto è andata bene lo stesso. Ok. Do una plate e vado back. Il fine bug della D del Flash, qual era, marmellata? Quello di ieri? E quello del video di oggi? No, cazzo, sono morto. Va bene. Sì, cioè, se nei commenti del video alla fine hanno scritto qual era il problema. Cioè, praticamente io avevo passato l'ex gate mentre l'ex Flash andava in cooldown e quello era un bug che si generava, purtroppo. E vabbè, niente. Oggi non ce la faccio proprio. Che cosa fare? Non si può mirare con... Ok. Non si usa la ulti così. Vabbè, l'ho usata così lo stesso. Buonasera, cosa ci riserva questa sera? Sto provando dei nuovi sub. Cioè, sto facendo un po' di coaching dei support. Cugino, comunque, come procede con l'avvistamento delle balene? Il suo hobby preferito? Benissimo, Mattia. Ne ha visto ogni giorno tantissime. Da me ce ne sono 26 di gare con 35 di massima. Si è messi bene. No, vabbè, ti trovi in live, Samuel. Sì, dove pensavi di trovarmi? Non mi hai mai visto in live? È la prima volta? Ah, ben arrivato. Jin, però devi uccidere i minion. Cosa faccio? Ah, perché c'è... Non avevo visto che c'era il gank. Porca vacca. Va bene, abbiamo messo più danno possibile. Magari Jin si fa anche la kill. Ultimo colpo. Peccato. Dal W, la W. Ma doppia bugina. Peccato. Va bene lo stesso. Chi mi ha ucciso? Brand, prima. Sono iniziato ieri a seguire a guardare i tuoi stream, anche se guardavo i tuoi video. Ok, allora Alex, mi fa molto piacere. Ben arrivato.
Buonasera cugino, vengo fresca dall'ultimo video drama, troppo bello, eh? Infatti, qua guardavo fino ai video oggi, ma ho finalmente messo Twitch. Grande sono Tom, allora ben arrivati. Holland Up, che grazie mille del Prime anche. Benvenuto anche a te. Mi stavo perdendo tutte queste nuove emote, eh sì, hai visto Fri Benito, che carine. Cugino, sai la Q di Velkoz si può far esplodere se ripremi Q? Assolutamente sì. Non l'ho spiegato, però sì. C'è anche questa cosa, ragazzi. Con la Q potete decidere voi quando ripremerla e via. Ma dai, Cobra Leo, ma cosa dici? Non dire queste cose brutte. Dai, su, non, nessuno ha fatto male a nessuno. Ricordati che la tua libertà finisce laddove inizia quella degli altri. Era così, tipo? Perché no? Ma cosa è successo al tasto A? Ma? Non mi funziona il tasto A. Perché? Scusami, volevo pisciarla subito. Vieni qua, dammi una mano. Gli ho preso i minion per sbaglio. Perché mi ero rotto il cazzo di vedere quei cosi lì. Un support un po' molesto. Scusate, non lo faccio benissimo support, poi imparerò. Però sì, succedono queste cose. Però guardate che bravo che sono, cavolo. Cioè, facciamo un sacco di kill. Oh no. Oh, questo si muove strano. Ok, cioè non pensavo che ci avesse pure lui la ulti. Vabbè, laserato per bene. Anche una live su come giocare a DC. Ne avrei bisogno perché vi facciamo anche quella. Ragazzi, dopo la Z Penta farò. Grazie Fri Benito della Sabba Girus. Ben arrivato, signor Girus. Very nice. WP Jin, we are a good couple. Siamo una bella coppia io e Jin, vero ragazzi? Che altro è che è una bella coppia qui in chat? Grazie mille, Fri Benito. Girus, bentornato. Più potente che mai. Very nice. Cosa cazzo ci fa un Herald qui? Minchia, pensavo fosse un nostro compagno. Guardate che danni che fa Velkoz. Adesso per prendere con una Q sono 400 danni, ragazzi. Cioè, shottato. E adesso ci compriamo anche altri gettini. Facciamoci due bastoni. Dei signor danni, appunto, infatti. È quello che consiglio comunque Velkoz. Ok, perché è un champion che fa veramente tanti danni. Cazzo fa, cari? Oh. Pazzita. Vabbè, dai. Io e il mio mazzo siamo una bella coppia. Avevo letto cazzo. Ok. Fortuna poi ho letto meglio. Sei un support 5-2 Pog? Sì, sono un support molto forte. Ecco, se dovete giocare dei support volete giocare support per uscire dal bronzo, giocate support che proprio si cariano la partita da soli. Shottate voi i vostri nemici. Boom! Laserato. Ecco la laserata. Urca, l'ho preso? Nice. Pyke, per esempio, esatto. Pyke, volendo. Oppure anche Morgana. Dopo questa partita potrei giocare Morgana, ad esempio. Purtroppo non mi danno soldi i minion. Però vabbè. Ciao, culo di Valorant. So much cringe, dice Riven. Perché? Questi commenti così. Io non li capisco. Oh cazzo. Avvicino i minion così. Meno non me li dà. E non posso starci. Via! Urca! Stava per ammazzarmi, eh. Abbiamo laserato per bene. C'è quello di Valorant. Comunque, ok. Adesso, oddio, sto per prendere la pozza. Mamma mia, che errore. Ok. Abbiamo Rabadon, raga, e anche le scarpe. Cioè, adesso il mio AP è aumentato esponenzialmente, perché questo mi dà il 35% in più di AP, cioè in questo caso 100. E abbiamo anche i calzari del mago.
e ci danno 18 di Magic Pen. Quindi i miei danni in questo momento sono aumentati. Nautilus lo consigli? No, perché è un tank, non fa molto danno. Guardate, 600 di danno, Avete visto che danni ho fatto a sto Volibear? 500. 500 senza Luden, perché ovviamente con Luden gli ho fatto quei 100 danni in più. E questo è il tank. Tank l'abbiamo sciolto come burro. Quindi veramente forte, ragazzi. Tic. E anche lui. Ciao Sara Cazzi, buonasera, ben arrivata. Vediamo dove sono i nemici. Non ci sono più. Spariti tutti. Io voglio stare lontano e sparargli laser. Ovviamente il prossimo oggetto sarà il Cosmic. Avete visto quel brand quanto danno subito? Perché il Cosmic Drive? Perché ovviamente così abbiamo più spesso le spell. Facciamo un sacco di danno. E se avessimo più spesso le spell, questi danni che facciamo aumentano ancora di più. Che li facciamo più volte. Ok, questo sarà il trucco, il segreto della nostra laserata build. Ok. Benissimo, benissimo. Questo dove crede di andare. Come doppia? Ma chi cazzo l'ha ucciso l'altro? Ah, l'ho ucciso io? Beh. Non l'ho fatta apposta io questa cosa. Vabbè, ammazzato tutti. Vabbè, facciamo un pentakill da support. A caso. Va bene. È andata bene come support. Veramente bijou. Mua! Vero ragazzi? Sì, un fantastico support. Vabbè, andiamo back, sfruttiamo il fatto che abbiamo l'Herald. Va bene, non mi sento più un support, quindi via questo oggetto. Basta. Mi libero delle mie catene e adesso divento... Non posso comprare questo perché ho l'Herald, va bene. Vaffanculo l'oggetto da support. Ho fatto quadra, bene, ho sbloccato il nuovo ruolo. No, ho preso lui, vabbè. Verrebbe. Fa niente, fa niente. E adesso facciamo una bella cosina. Insomma. Lavora per me. Ora ci mettiamo qua a vedere se arrivano a difendere l'Herald. Ah. Porca vacca. Andiamo a proteggere... Oddio, no! Devo proteggere il mio simile. Vai, mio simile! Colpisci! Sta colpendo, bene. Io però se muoio, ragazzi, do troppi soldi, quindi devo cercare di non morire. Scappa, 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 piccolo polipo. Ok. Mi è sotto un'altra torre grazie al mio simile. Perfetto. Molto bene. Ok, ok. È impazzito, mi ingaggia così. È diventato matto? Ok. Mamma mia, che danni. Leggendario. Leggendario Vel'Koz support. Non ho molta vita, ma è sufficiente. Non posso avvicinarmi. Che dà un sacco di fastidio, ragazzi, anche con pochissima vita. Oh, porca puttana, no!
Va bene. Stavo scherzando. Sono morto in 0 secondi. Cazzo. Laserato è il termine perfetto per Velkoz, oltretutto. Appunto, veramente, veramente forte, ragazzi. Ok. Allora, qua abbiamo un... vediamo i nemici. Sono tutti quanti a D, in realtà. Quelli più pericolosi. Quindi, se dovessi fare qualcosa, comprerei armor. In questo caso, i nemici stanno comprando tantissima magic resist, ok? Perché ovviamente hanno visto che io faccio un sacco di danno. Quindi andiamo subito per la Void Staff. Ciao Gini, buonasera. Ciao Cristiana, buonasera. Velkoz che brocca la passiva con la R one shot. Sì, è molto forte, ragazzi. Oh, andiamo a farmare un po' la botlane. Che c'è qui? Facci, facci. Bravo, portalo da me. Visto? Shottato. E sì, perché mi ha pingato? Cosa? Cosa ho fatto? What? Cosa c'è? L'ho aiutato, abbiamo ucciso il nemico? Ho fatto qualcosa di sbagliato? I help you, bro. Perché? Cosa ho fatto? Hai chiesto come... ah, come l'ho ucciso? Come ho ucciso quello là? Non ha visto che ho fatto la spell? Shadowflame non sarebbe meglio? No, perché lo Shadowflame? Lo Shadowflame in questo caso non va affatto bene. Perché i nemici... stanno comprando tantissima resistenza magica, ok? 25 più 25 fa 50. E questa sta prendendo la Banshee, che sono altri 50. Quindi in realtà avrà 75 di Magic Resist in più. Lo Shadowflame ti dà un massimo di 20, ok? E quindi 20 contro 75 non è buono. Mentre se prendi Magic Pen in percentuale, può prendere quanto vuole, ma tu ridurrai sempre più praticamente la metà di quello che lei prende. E di conseguenza è di più dell'ombrofiamma. Ok? È come se ci dice l'ombrofiamma ti dà massimo 20. La Void Staff ti dà al minimo 40. Cioè, è massimo, dipende dal nemico. Quindi è tanta tanta roba. L'ho preso entrambi. Peccato. E questo mi dà 40%. Quindi, ad esempio, lui è a 100, quindi mi dà 40. Mm? Lei è a 100, quindi mi dà 40. Ok? Invece lo Shadowflame mi darebbe solo 20. Quindi mi dà di più questo, in sostanza, capite? Vediamo Volibear. Volibear ha 120, quindi il 40% di 120 sarà, boh, circa 50 e qualcosa, ok? Ezreal è l'unico contro cui... vedete, a 40, quindi il 40%, diciamo circa la metà, poco meno, avremo circa 20, poco di meno. Quindi contro Ezreal è l'unico su cui lo Shadowflame sarebbe più efficiente, ok? Però, ovviamente, noi andiamo a prenderci questo. Adesso aspetto 30 gold in base, così... no, meglio. Perché questo 13%? Ma che valore è? Comunque sì, Giofigo, farò anche una live dove giocherò anche gli ADC. Povero DC non sta prendendo kill, lo so che non prende kill. Ed è infatti questo, cioè, il motivo per cui vi consiglio di giocare support così. Cioè, siate voi quello che prende le kill, siete voi quello che carry al game, ok? Perché molto spesso gli ADC, no quello, non sanno giocare molto bene. E non vi carryano un cazzo, magari si fidano un casino. E poi dopo non sanno gestire la di carry, perché è un ruolo difficile. Si trova contro un assassin che magari ha 5 kill e loro ne hanno 20. Ma l'assassin con 5 kill uccide la di carry con 20, perché la di carry non sa kaitare, quelle cose lì. Quindi se volete proprio di forza bruta uscire al bronzo, ecco, fate così. Siate voi il carry della vostra partita. Anche se siete un sapper. Io qua sto dando fastidio a tutti. Cerco di fargli più danno possibile. Ciao Rep, ciao bellissimo. Oggi sono un minimo allegro. Colpa dell'alcol, qua come sta andando? Sta andando benissimo. Velkoz ammazza tutti. Doppia uccisione. Ok, cazzo. Very nice.
Oh. Bene, bene, bene. Ecco, Volibear a 130 di Magic Resist, vedete? Un altro support magari più facile, potete fare Morgana, potete fare Swain. Dopo provo Morgana, ad esempio. Morgana diciamo che ha meno potenzialità perché avete solo la Q. E... però, cioè, è forte, nel senso. Farà magari meno danni di un Vel'Koz, di un Oxerath, perché le sue spell d'attacco sono di meno. Però, diciamo che questa cosa viene compensata dal fatto che la Q stun un sacco, anche la ulti. Puttana, non riesco a colpirlo. Come ha fatto ad essere qua questo? Porca troia. Va bene. Surrendiamo, che dite? Vai, io dico sì. Non possiamo vincere questa partita. Ok, in questo caso adesso mi vado a comprare invece qualcosa che mi dà un po' di resistenza, ok? Perché comunque se i nemici fanno un sacco di danno, allora cerchiamo di non morirci. Quindi ci facciamo una zonia, così sto Kha'Zix mi farà meno male. Intanto comunque abbiamo preso inibitore bot, inibitore mid. I nemici stanno facendo sì il Baron, però perdono una torre. Però il nostro obiettivo qua è semplicemente pushare top. Se noi pushiamo top, se lui facesse la torre, invece di fare i minion, avrebbe fatto già la torre. Non capisco cosa fa Lee Sin. Forse vuole farla durare un po' di più, vabbè. Dai, ti siete sempre su YouTube, è bello vederti per la prima volta in live. Allora, ben arrivato, Dio Perfect. Grazie anche del follow. Benvenuto, benvenuto. Sono contento. Oggi non sto facendo Z Penta, la faccio più tardi. Adesso stiamo facendo un po' di spiegazioni per il bronzo, quindi gioco, support, ho 104 di farm e spiego un po' quello che magari farei. In questo caso adesso vado a pushare la top, ok? Perché abbiamo l'inibitore mid e bot preso, quindi le lane pushano da sole, non c'è bisogno nemmeno di starci. Concentriamoci sull'ultima rimasta, mettiamo pressione in questa, i nemici dovranno magari difendere da noi, ma intanto avranno i nostri super minion che bucheranno la loro base in quel punto, ok? Se anche il mio team fa bene a star lì comunque, perché così io metto pressione top, piano piano sto arrivando, il mio team li tiene impegnati, e arrivederci. Adesso c'era un nemico che stava pushando bot, quindi adesso probabilmente mi hanno anche visto top, ora sono diventato una minaccia, finché stavo a metà lane non era un problema. Vedete, lui sta cercando di pushare bot, che è al Baron, molto bene, però non ha previsto che intanto qua ci sono delle persone che un po' di danno, ecco. Tornano il Baron, quindi sarà un po' più difficile, ma non è impossibile. Abbiamo un tizio alle spalle. Ho sbagliato a mettere la ward, vabbè. Eccola qua, la Banshee. Purtroppo si è salvata. Come vedete, Volibear ha pushato bot, però non l'ha conclusa, e quindi adesso i super minion difenderanno. Siamo morti tutti, tutti i miei compagni sono morti, quindi adesso è un po' inutile pushare. Perché ovviamente sono l'unica minaccia, i nemici verranno solo da me, ok? Io però cerco di fare un po' di casino anche senza farmi vedere troppo. Qui non dovrebbero vedermi in teoria, infatti c'è Kha'Zix qua giù. Adesso mi rimetto qua dentro. Cosa fanno laggiù? Serie di uccisioni. Mi metto qua e continuo a pushare la lane. Il mio obiettivo è mettere pressione e cercare di finire il game prima possibile, quindi di pushare questa cazzo di lane. Ovviamente se c'è il Baron faccio fatica. Andiamo back e via. Aspetto 100 gold per fare i... Faccio i lupi. E faccio la zona. Ok, facciamo la zonia e via. Buonasera Arida, hai visto che ti è arrivata la sub? Ora niente più live con pubblicità. Il signor Elfedo prima è impazzito e ha donato 20 sub, grazie ancora Elfedo. Ok, 40 secondi al drago, questo è importantissimo perché è il quarto drago e ovviamente è il drago più importante, specialmente se è l'Extech o l'Inferno, queste cose qui, è un drago che fa tantissimo danno, ok? Perché vi dà... letteralmente dei danni in più, slow ai nemici.
Quindi è veramente cattivissimo. Abbiamo depushato la top. Mi dirigo verso il drago. Purtroppo abbiamo un team un pochino stupidino. Nel senso, Riven è 1-11. Continua ad andare da sola in mezzo ai nemici. A fightarli pensando di essere Faker. Che cazzo ne so. E invece non lo è. Anche Akali stessa cosa. Però Akali se lo può permettere, fidato. Bene, va bene. Facciamo questo, no? Questo è il quarto drago, fatto. Molto bene, molto bene. Come è andato? Urca. Bello. È meglio giocare support assassino magi? Non c'è una regola audio. Quello che ti piace di più. Però cerca sempre di giocare ovviamente campioni che magari sono efficaci a uccidere i nemici, ok? In low elo. Con orso dietro. Meglio se me ne vado. Ovviamente io devo stare lontano e fare le mie cose, sparare le spell. Non posso stare troppo vicino ai nemici. Che se mi prendono, per me è male. Immagina quanto danno. Porca troia. Va bene, va bene. Mi sa che vado a fare il red. Sarà più utile su di me. Pirot Duck! Ben arrivata! E pensare che la maratona sembra ieri. Mamma mia, Firot, porca troia, è vero. 6 mesi passati in un attimo. Intanto sto continuando a staccare il mio Dark Harvest, quindi divento sempre più forte. Il problema, ragazzi, è che in questo momento noi dovremmo cercare di gruppare, però come vedete Riven continua ad andare mid da solo a morire. E questa cosa ovviamente è un problema. Ma tra un po' io dovrò prendere e andare da solo in bot lane, perché qua il mio team sta un po' trollando, un po' troppo. Anche ancora sono morti da soli. Madò, pazziti, raga. Cioè, io devo fare i miracoli da solo. Lì purtroppo non riesco a difendere Jin, quindi devo andare io. Purtroppo ho trovato un team che si lancia tutto da solo, letteralmente, quindi è davvero difficile questa cosa. Però ecco, se voi giocate tutte le partite così, tranquilli che poi ne vincete la maggior parte. Qua sto facendo una pazzia, ma proviamo. Ok. Chi non risica non rosica, quindi io provo. Me la rischio. Cazzo, peccato. Sono riuscito a hittarmi. Ok. Al posto delle scarpe direi di farmi tipo questo. Così faccio ancora più danno ai nemici che vengono slovati dalla Q o dalla E, vengono presi. E via, vediamo come va. Tanto c'è anche l'extech che slowa, quindi a posto. Il timing gazer, sì, è stato bravo. Qua, vedete qual è il problema della cosa che sta succedendo ora? Stanno tutti fightando in continuazione, non aspettano magari i compagni. E quindi si fanno morti a valanga, uno dietro l'altro, zazzazza, per quello intendo valanga. Uno uccide, poi muore, uccide, poi muore, uccide, poi muore, poi arriva a spana il suo compagno, muore lui. Va bene, per fortuna Akali finalmente è riuscito a vincere un fight. C'è quello da fare, comunque. Ah, va bene. Cerchiamo di stare vicino alla squadra e cercare di fare delle kill con loro. Perché ovviamente io da solo, in questo momento, mi esplode i nemici, sono da solo. Pagate ste bet, oddio, ci sono le bet? Cosa è successo? Andiamo col team.
Non con Riven, possibilmente, però. Dovrei stare tipo con Lee Sin. No, nemmeno lui. Devo stare con Riven, con Akali. Lei voleva prendere il blu. Ve lo prendetelo voi? Io sono full build adesso, ok? Cerco Akali. Cerco di stare vicino ad Akali. Akali è quella più fidata della mia squadra, è quella più forte, insieme a me. Dato che lei è già una minaccia per i nemici, e se ci sono anch'io vicino a lei, i nemici faranno fatica a scegliere un target. Uccidono me, uccidono lei a quel punto. Quindi andiamo. Cazzo tankoso, Volibear. Bene. Proviamo a vedere se c'è il Baron. Posso anche aiutarli, volendo. Magari fate prima le ward, ragazzi. Ok. Qua o lo attacchiamo tutti insieme oppure niente. Akali è morta subito. Vai. Non usavo la ulti, ragazzi, perché la ulti la uso solamente quando siamo in fight. Tutto così. Vabbè, ma tanto sono morto. Ho provato a fare la zona così. Purtroppo la ulti mi fa star fermo a post, per forza, capite, raga? E quindi non riesco a trovare un punto buono. Però in questo caso... Ho ucciso tutti! Beh... Il problema è quello, è che la ulti vi obbliga a star fermi. E in questo momento star fermi significa morte. Perché i nemici mi uccidono, ok? Se io sto fermo, loro mi ammazzano. E quindi devo cercare di stare meno fermo possibile. E quindi non c'era mai un'occasione per usarla, perché ero sempre da solo. La ulti la usi nei teamfight, mentre i tuoi compagni stanno fightando i nemici e li tengono impegnati. Ma non c'è mai stato questo momento. Se hai sentito, hai seguito la partita, avrai visto che io dicevo ah ragazzi, vanno sempre da soli, non siamo mai in team, bla bla bla. E quindi niente, oppure la usiamo così. Buono. Mi è saltato addosso pure Kha'Zix mentre ultavo. Qui ero sicuro, perché avete visto, c'era la mia squadra. Ultare con la propria squadra va bene. Ok. Ok, adesso abbiamo questo fantastico drago. Questo è fortissimo, cerchiamo di sfruttarlo. Andiamo a fare gli inibitori il più velocemente possibile, magari. E mentre loro vanno mid e bot, io vado top. E cerchiamo di prendere 3 inibitori. Se prendiamo 3 inibitori, praticamente la partita è vinta. Il tuo inibitore sta per rigenerarsi. E ovviamente non è una cosa semplice se i miei compagni non sanno gestire i nemici. Ok, col Baron più l'Elder, dai, questa torre la disintegro. Buono. Buonissimo, buonissimo. Perfetto, perfetto. Abbiamo vinto, ragazzi. L'abbiamo fatta. La fine, il Vel'Koz. Vel'Koz support. Ce l'abbiamo fatta, signori. Porca puttana, che faticosa, eh. Va bene. Comunque veramente potente. Ciao Toon, grazie dell'abbonamento. Ho scritto abbonamento di livello 1 per 6 mesi. Hai fatto la sub per 6 mesi, Toon. Grazie davvero di questa sub ultra mensile. Ben arrivato. Grazie a te Mortace, grazie a Schere, grazie al follow ragazzi. Firdak, ancora grazie della sub. Federica, grazie al follow. Mimuk, grazie al follow. Dio Perfect. Vel'Koz support tra virgolette. Sì, ovviamente ragazzi, alla fine della partita vedete, io ho venduto l'oggetto da support, anzi l'ho venduto a metà del game perché sapevo che avrei farmato da lì in poi. Il tuo follow è molto importante. Bene, andiamo questo Jhin. Sì, è andata molto bene, ragazzi. Ok. Questo era il nostro amato support, ok? Perché Vel'Koz? Perché ovviamente lui fa dei danni atroci, fa dei danni puri, dei danni veramente potentissimi, anche in teamfight, senza che ve ne accorgiate, premete R, tutti laserati. Infatti laserata, da questo deriva il nome. Bene, ora andiamo a giocare, che ne so, una Morgana, ok? Sì, 75.000 danni, veramente, veramente lusso.
Ok, leggo un attimo la chat, scusate se non vi ho cagati fino adesso, ma appunto stavo leggendo un po'. Stavo cercando di fare. Nautilus lo consiglio? Comunque no, Nautilus no, perché appunto un tank, certo, può dar fastidio, però non così tanto come altri. Sono livello 14 solo, come faccio a non fare 0-20? Ci vorrà un bel po' col di Valorant, appena iniziato a giocare. Cerca di trovarti un campione che ti piace e imparatelo per bene. All'inizio focussati e concentrati solo su uno, ok? La serata è il termine perfetto, yes, quando si dice support can carry, Shadow Flame, ok, questo l'ho letto. Lissi non ha mai visto un support fidato, non sa che ora non sei più un support, ti sei evoluto, esatto, mi ero evoluto. Hai rubato una kill che era tua. Ah sì, ho rubato una kill che era mia, perché la mia W era rimasta lì e poi è esplosa. Lui mi si è tipo arrabbiato, non è che potevo toglierlo. Non ha capito come funzionasse, sì.